you. Andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli Slovacca. Le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più, questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura. È un sogno per ogni professionista. L'arbitro ha già dato il via alle danze, Luca. Secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Secondo me. Antoine Griezmann. Un'ala che ama centrarsi e inserirsi in area, sfruttando la sua grande velocità. Tra l'altro ultimamente si sta specializzando anche nel ruolo di seconda o addirittura prima punta. E questo gli permette di segnare tanti gol. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Ottima scelta di tempo fa sfumare l'azione offensiva. Lavernia. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo: in campo è un'altra cosa, però insomma. Bella apertura. Goios e passa. Rimediano un calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Riceve la palla. Pronto al tiro. Spazza via prontamente. Griezmann. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Roca. E trova il compagno. Prova a lanciare il compagno. Riesce a mettere fuori. Jordi Alba. Scodella in avanti. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. E va a colpire. Un salvataggio molto efficace! E ancora! Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha regito bene. Roca gioca con un pallone lungo, l'inglese, legge bene l'azione, blocca il pallone. Ecco Grisman, Cutigno. Qui deve tirare. Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Cerca l'uomo là davanti. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Palla di nuovo verso il centro. Pericolo in aria. Coutinho. Coutinho! Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Lavernia! Quest'errore potrebbe essergli fatale. Vede la porta. Può colpire. La mette in rete. Ci è voluto un po', ma adesso sono in vantaggio. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo, però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. E il risultato si sblocca 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Prova la soluzione in fascia. De Pablo, provano a partire in velocità. Palla in profondità per il compagno. Riceve in ottima posizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Grisman. Ettich con il fallo. Sulla fascia è libero. Bel gesto tecnico. Palla filtrante per Grisman. Guadagna metri. C'è il tiro. Salvati dal palo. Messi! In sacca le spalle del portiere! E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena! Che gol! Mica male, davvero mica male! Si ricomincia da una situazione di parità. Sono tornati in partita, Fabio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. cercano l'azione veloce. Prova la verticalizzazione. Non può sbagliare. Occhio alla conclusione. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Una grande partita oggi. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta. Nuove energie dalla banchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Sono in vantaggio di un gol. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Vediamo se può capitalizzare. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Grande occasione! Numero! Riceve il passaggio. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Il portiere la spedisce su. Pianic. La vittoria nelle loro mani aspettano solo conclusione. Infilza il portiere. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Messi? È stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Possibilità di tiro. Da lì può segnare. Può andare in rete. C'è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui.